Ieri abbiamo presentato in estrema sintesi la storia del Parlamento europeo. Abbiamo iniziato dall'Assemblea, quando cioè non vi era un vero e proprio Parlamento, ma vi era appunto un'Assemblea nella quale erano presenti e operavano membri dei Parlamenti nazionali. In seguito abbiamo avuto un'evoluzione molto importante ed ora ci troviamo di fronte ad un Parlamento europeo il quale è eletto direttamente dal popolo. Ma ora in questa puntata vediamo di che cosa si occupa il Parlamento europeo, le funzioni del Parlamento europeo, funzioni che con l'andare del tempo, con il maturare del processo di integrazione europea sono sempre aumentate, in quanto inizialmente i governi nazionali, sempre gelosi, non volevano concedere molti poteri al Parlamento europeo. Ora comunque vi sono aspetti molto importanti come la codecisione, la cooperazione nel determinare le varie leggi europee unitamente al Consiglio dei Ministri. Comunque vediamo nella puntata di oggi le funzioni del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo rappresenta, dagli anni 70, l'autorità responsabile dell'approvazione, unitamente al Consiglio dei Ministri, del bilancio comunitario annuale. La Commissione presenta contestualmente il progetto di bilancio al Parlamento e al Consiglio. Per giungere ad un accordo, le due istituzioni debbono pervenire ad un compromesso. Il Consiglio mantiene il veto solo sulle spese obbligatorie, che coprono peraltro gran parte del budget. Il Parlamento europeo detiene oggi anche un considerevole potere legislativo che condivide con il Consiglio dei Ministri. Ciò significa che un gran numero di iniziative europee, per divenire legge vigente, devono essere approvate anche dall'Assemblea di Strasburgo. Al riguardo si parla di procedura di codecisione. In altri casi il Parlamento, con un potere meno incisivo, partecipa alle procedure del parere conforme e della cooperazione. Nel caso del processo legislativo della codecisione, l'Europarlamento ha un ruolo esattamente paritario con il Consiglio dei Ministri, da cui può emendare la proposta della Commissione e contrattarne l'approvazione. Altre funzioni fondamentali del Parlamento europeo riguardano il controllo democratico su tutte le istituzioni europee e la sua partecipazione al processo di nomina del Presidente e dei membri della Commissione europea. Dopo che i capi di Stato o di Governo riuniti nel Consiglio europeo hanno concordato il nome di un nuovo Presidente della Commissione, quest'ultimo deve sottoporsi al voto di fiducia del Parlamento europeo. Successivamente, il Parlamento sarà chiamato a manifestare la propria approvazione anche sul Collegio dei Commissari, scelto dal Presidente in pectore con la collaborazione del Consiglio europeo. Non è tutto. Con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi membri, il Parlamento può sfiduciare la Commissione e costringerla alle dimissioni. Il Parlamento europeo può inoltre richiedere chiarimenti sui contenuti di determinati provvedimenti attraverso le audizioni dei commissari e del Presidente della Commissione. Questi possono pure essere chiamati a rendere conto di particolari eventi che riguardano l'Unione. All'inizio di ogni semestre, la Presidenza di turno dell'Unione presenta il suo programma al Parlamento, il quale vota un parere al riguardo, mentre al termine dei sei mesi il Presidente illustra ai deputati i risultati del proprio lavoro. Il Parlamento europeo si è dunque inserito in maniera determinante nel processo legislativo europeo, divenendo parte di una sorta di triangolo istituzionale che trova nel Consiglio e nella Commissione gli altri due vertici del sistema di governo dell'Unione. Abbiamo visto dunque un Parlamento europeo il quale dispone di importanti poteri. È ben vero che al giorno d'oggi si parla ancora di deficit democratico rispetto a questo Parlamento, nel senso che per essere una istituzione eletta direttamente dalla base dovrebbe avere maggiori funzioni. Nella puntata di domani ci occuperemo di altri aspetti del Parlamento europeo ed in particolare della rappresentanza politica, come è organizzata all'interno del Parlamento europeo la rappresentanza politica, e vedremo inoltre quali sono le rappresentanze in termini numerici che ogni paese può avere all'interno del Parlamento europeo stesso.